Di certo a livello estetico non deve dispiacervi il fatto di farvi notare, perché la Type R si nota fin da lontano. Il pacchetto aerodinamico è molto estremo, lo vediamo da questa enorme ala, ma da tutti, diciamo, chiamiamoli fronzoli aerodinamici che troviamo intorno alla vettura. Ma quando ci si avvicina alla Type R si nota che lo studio aerodinamico non è solo un discorso di facciata, ma è fatto veramente per avere un'efficienza ottimizzata e dei flussi altrettanto ottimizzati. Vediamo ad esempio nella parte anteriore le grosse feritoie che servono per estrarre e pulire il flusso intorno alle ruote anteriori, oppure l'estrattore di calore, diciamo quelle feritoie che estraggono il calore dal cofano, quindi tutto il calore sviluppato dal motore. Passando poi nella parte posteriore troviamo quattro grossi scarichi che sottolineano ulteriormente, oltre a quest'ala, l'aspetto cattivo di quest'auto. E poi ci sono dei dettagli come questi holder nella parte posteriore, le minigonne. È tutto molto ben studiato e con un'aerodinamica veramente raffinata. In questo caso con il colore rosso si ha una abbinata cromatica, un contrasto cromatico che farà felici i milanisti, perché appunto il rosso e il nero si accostano in molti dettagli della carrozzeria. Rosso nero che si ritrova anche all'interno con gli stili sportivi a guscio in cui si affonda quando si entra sull'auto, mentre per quanto riguarda il cruscotto il rosso diventa predominante quando si schiaccia il tasto più R, che serve per la guida da pista o più aggressiva, con l'assetto che diventa più rigido del 30%, come altrettanto più aggressivi diventano la risposta del motore all'acceleratore e lo sterzo. A completare il quadro estetico, dei bellissimi cerchi da 19 pollici, anche in questo caso a contrasto con le pinze rosse Brembo, cerchi che montano gomme 2.35/35, in questo caso sono delle gomme invernali delle Michelin Alpine Pilot 4, che ci hanno consentito di sfruttare e utilizzare questa vettura in condizioni estreme. Vedete ad esempio qua siamo sul ghiaccio, ma la Civic Type R si muove senza alcun problema. Quello che stupisce della Civic Type R è che, pur essendo un'auto estremamente aggressiva, per alcuni solamente pistaiola, in realtà per noi è un'auto che è divertentissima anche sulle strade giuste, è un'auto destinata soprattutto anche alle famiglie, perché abbiamo 5 porte, un bagagliaio di quasi 500 litri, una capacità veramente generosa per una hatchback di questo segmento, con un pianale che nasconde una grossa quantità di spazio ancora nella parte inferiore, che può essere posizionato su due posizioni per gestire lo spazio nel migliore dei modi. Se a qualcuno però potrebbe sembrare un'auto normale, la Civic Type R ci fa sapere la sua specialità, il suo essere speciale, con una targhetta numerata posizionata davanti alla leva del cambio. Civic Type R di questa nuova generazione passa al motore sovralimentato. I puristi potranno storcere il naso, ma oltre ad aver perso un po' di allungo del VTEC atmosferico, diciamo che questa nuova Civic Type R sicuramente non lascerà insoddisfatto nessuno, perché il pacchetto tecnico è di livello assoluto. Parliamo di sospensioni adattive, di freni con i dischi anteriori da 350 mm della italiana Brembo, e parliamo di un motore capace di ben 310 cavalli e 400 Nm di coppia massima, che arriva ad appena 2500 giri. Questo propulsore nell'uso stradale già
a poco più di 1000 giri, grazie alla sovralimentazione, diventa corposo nell'erogazione. Non manca la sicurezza attiva e passiva, con ad esempio la frenata automatica in città, il pacchetto ADAS che include anche l'avviso per il cambiamento involontario di corsia, e il sistema infotainment è basato su un navigatore sviluppato da Garmin. La climatizzazione è bizzona, ma la Type R non stupisce certo per la modernità e le funzionalità dell'infotainment o per la peraltro ottima dotazione di serie, ma piuttosto quando si sale si notano subito questi sedili, sono spettacolari, molto contenutivi sui fianchi, ma anche comodi e dall'estetica veramente piacevole e aggressiva. La Type R è una trazione anteriore decisamente molto divertente, innanzitutto perché il differenziale autobloccante di tipo meccanico insieme a uno schema sospensivo molto raffinato consente di scaricare a terra l'enorme potenza in maniera davvero egregia, tant'è che alcune volte ci è capitato di pensare a che cosa potesse servire una trazione integrale quando si ha a disposizione una trazione anteriore così. In secondo luogo è un'auto che in pista promette di essere molto tagliente. Il peso di 1382 kg non è bassissimo, ma non è nemmeno troppo elevato, e le ha garantito di ottenere il tempo record sulla pista del Nürburgring di 7 minuti 50 secondi 63 centesimi, record assoluto per una vettura a trazione anteriore di serie. Le prestazioni sono davvero da supercar, perché parliamo di una velocità massima di 270 km/h e di uno 0-100 in 5,7 secondi, ma soprattutto è un'auto che è in grado di regalare un piacere di guida da altri tempi, davvero da altri tempi, e malgrado il passaggio alla sovralimentazione, il gusto mentre si guida è molto molto elevato. Il range di erogazione, quello migliore, diciamo, dove il motore spinge di più, è compreso tra i 3 e i 6500 giri, ma il motore allunga fino a 7000, magari per evitare di fare una cambiata a salire e poi a scendere prima di un ingresso in curva. Il pomello comanda un cambio a 6 rapporti, si tratta di un manuale, soluzione che a qualcuno potrebbe sembrare fuori dai tempi, ma in realtà da ex proprietario di una S2000 vi posso rassicurare che le sensazioni che trasmette sono molto simili, e i ricordi che riaffiorano non mi fanno certo sentire l'assenza di un sequenziale privo del pedale della frizione. Il tutto è offerto a un prezzo nemmeno troppo elevato se si pensa ai contenuti tecnici, ma anche alla dotazione di serie, che è davvero al top. È quasi tutto già incluso appunto nel pacchetto di serie, con pochissime e rare eccezioni. Il prezzo è di 38.700 euro. Oltretutto i consumi di benzina non sono per nulla impegnativi, ovviamente se si guida in modo un po' meno aggressivo. Il dato dichiarato nel ciclo combinato è di 7,3 litri per 100 km percorsi, noi abbiamo rilevato circa 8 litri, se preferite 12,5 km litro, un consumo
del tutto accettabile. Beatrice, come fa la macchina del papà? Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, mettete like, commentate e soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube.